Rivendica quello che ha fatto per la regione Campania, Caldoro, regione che si trascina dietro 30 anni di malgoverno, dice, e a questo si aggiunge la mancanza di una politica meridionalistica. Si tagliano i fondi statali, impedendo anche di utilizzare quelli europei. Lasciano i fondi europei, ma tolgono i fondi dei trasferimenti ordinari, sulla sanità, sui trasporti. Il Sud di fatto vengono tolte risorse e quindi alla fine ce n'è sempre meno, quindi anche quelle europee non riescono ad essere quel volano di crescita aggiuntivo per l'occupazione, per i cantieri e per il resto. Purtroppo la situazione del Sud è che le risorse vengono tolte a tutti, non solo alla Campania, ma vengono tolte a tutto il Sud. Election Day, meglio la data prestabilita, primarie ed altre questioni interne ai partiti non interessano ai cittadini, sono altri problemi da affrontare. I cittadini campani, salernitani, casertani, beneventani, cioè tutte le grandi città della nostra regione, le nostre bellissime aree interne, voi sapete anche qui a Salerno abbiamo realizzato due straordinarie esperienze di politiche delle aree interne, di strategie delle aree interne, abbiamo due grandi realtà che entreranno nella partita nazionale, quindi siamo molto contenti di tutto quello che è stato fatto e tutto questo insomma alla fine è quello che interessa ai cittadini, cioè non si costruiscono i progetti con le autocandidature. Io sono molto colpito quando vedo qualcuno che si alza la mattina e dice io sono in grado, io mi candido, perché cambio i destini. Poi abbiamo visto che così non avviene quasi mai. Liquida con due parole la polemica dello scippo fatto dalla Sicilia alla Campania, della dieta mediterranea. Noi siamo noi capofila della dieta mediterranea. La Sicilia ha solo messo più soldi per un padiglione, che è cosa diversa. E poi un omaggio a Salerno e da un suo ex compagno di partito, l'ex sindaco Vincenzo Giordano. Salerno ha sempre avuto una straordinaria capacità di sviluppo, ormai da 30 anni, è stata un'esperienza, io ricordo sempre Vincenzo Giordano che è stato un grande sindaco che ha disegnato la Salerno del futuro, gli altri vanno su quella linea lì, tutti quelli che si sono succeduti hanno lasciato diciamo, quell'impianto di programmazione, questo è positivo e qualche dato negativo purtroppo c'è oggi. Ma oggi perché ci sono difficoltà economiche, perché è difficile amministrare le città e quindi purtroppo le nostre città del sud, anche Salerno e Napoli, scendono purtroppo male nelle classifiche di vivibilità.